Oggi ricetta numero 228 dal libro La cucina napoletana, ovvero carciofi in durata e fritti. Vediamo gli ingredienti. 6 carciofi che abbiamo già puliti e abbiamo messo in acqua acidulata con un po' di limone. Più o meno, secondo la ricetta, dovremmo tenere questi carciofi circa un'ora in quest'acqua acidulata. Due uova, del sale, del pepe nero da macinare, farina 0 e pan grattato. Questa è l'unica licenza che mi sono concesso, mettere un po' di pan grattato. A friggere dell'olio d'oliva extravergine o anche, se volete, dell'olio di semi di buona qualità, mi raccomando. Allora, i carciofi sono stati già puliti, nel senso che abbiamo tolto la parte più dura. Dopodiché dividiamo ogni carciofo in bocconcini più o meno grandi così. La Francesconi consiglia di tagliare in 4 parti. Mi raccomando che siano molto molto tenere le parti di carciofo. Se poi vedete un po' di peluria, ecco, la vedete? La dovete togliere con uno spilucchino. Io friggerò anche i gambetti, sono belli callosetti ma hanno il cuore molto tenero. Sono pronti. Intanto due uova, le sbattete proprio appena appena, proprio senza usare né frullatori né niente, proprio a mano. Così molto alla buona. Aggiungete ovviamente un po' di sale e una macinata di pepe a così. Bel profumo, il pepe dà sempre un profumo meraviglioso, eh? Ecco qua, il nostro uovo è pronto. E quindi fate questa catena, un po' di farina. La farina è importante perché poi fissa meglio l'uovo, eh? Appena appena un po' di farina, poi mettete nell'uovo, colate un po' e poi nel pan grattato. E questo primo gioiellino ve lo mettete in un piatto, così. E alla fine rimangono i gambetti, anche questi li passate nell'uovo. E poi li mettete in un piatto così. Dopodiché prendete il vostro pan grattato, lo mettete sopra, gli date una bella girata così più o meno e anche i nostri gambetti sono pronti per essere fritti. Tanto bello, e li mettiamo anche questi nel piatto. O faccio ristacca oi. Questo è il carciofo, anzi i carciofi pronti per la frittura.
E quasi sempre alla fine di queste impanature rimane sempre quel po' di uovo. Bene, una bella fetta di pane. La impurpate letteralmente di uovo, quindi annanzi e areta, in modo da pulire questo fondo di uovo. Vedete? Ah, così. E questa ve la friggete, praticamente il cosiddetto pane andurato e fritto, la bontà. Così ci accompagnate i vostri carciofi fritti. Evviva la Francesconi, evviva la cucina napoletana. Organizzatevi così in un pentolino dell'olio profondo, mi raccomando. Io friggerò 4-5 bocconcini alla volta, chiaramente i nostri carciofi da friggere e poi un po' di carta Scottex per assorbire quel po' di olio in eccesso. Portate l'olio a temperatura, solito trucchetto, mettete dentro uno stecchino e controllate che si liberino delle bollicine. Ecco, ci siamo quasi. La prima cosa che friggerò saranno i nostri gambetti. Sempre pochi per volta per non far mai abbassare la temperatura dell'olio, Bastano pochi minuti. Ecco, i nostri gambetti sono già fritti. Li mettete ad asciugare e il momento dei carciofi. Ecco, ripeto, sempre pochi per volta, 4, 5, 6 bocconcini. Se per i gambetti ho messo circa 3 minuti di cottura, per i bocconcini, per i carciofi, basterà un po' di meno, anche perché sono più teneri. Questi sono quasi fatti, sono appena 2 minuti che friggono. Ecco qua, sono belli dorati, li tiro fuori e li metto ad asciugare. Belli dorati, dorati e croccanti. Continuiamo. Meglio un padellino piccolo con poco olio, Anche la seconda padellata è praticamente pronta. Poi, dopodiché, un po' di sale sui carciofi. Ecco qua, pronti anche questi. Eccoli qua, belli, croccanti e dorati. Ecco da mangia, E questi sono proprio degni di uno street food, Li mettete in un cartoccetto, un po' di sale e va regriato. E ora un pane andurato e fritto. Ecco qua. Riciclo del riciclo. Dentro a friggere. Per il pane proprio pochissimi secondi, Eccolo qua.
bello pronto, anche questo va tirato fuori e lo fate asciugare sempre con la carta Scottex. Dopo averli fatti asciugare, li mettete in un piatto, li fate intiepidire un po' e dopo ve li mangiate. Ma io, tutti a tavola e buon appetito, fritto meraviglioso. Ricetta numero 228 del libro di Carola Francesconi. Da dove inizio? Sempre l'imbarazzo. Sono tre cose da assaggiare: il carciofo, il gambo e un pane. Carciofo. Divino. Meraviglioso. Qualcuno azzarda nel dare una leggera scottata ai carciofi. Secondo me è sbagliato. Per due motivi. Uno, perché togliete proprio l'integrità di questo sapore del carciofo. Ovvero, parte del carciofo, parte del sapore se ne va nell'acqua. Secondo, si imbevono poi troppo di acqua. Dopo bisogna strizzare, insomma. È uno sperpetuo, eh? Molto meglio così. Il sale giusto, insuperabile. Il gambetto è come dire fa un concentrato di sapore. Morbido all'interno, croccante fuori. E poi il pane dell'infanzia. Chi di voi non ha mai mangiato il pane andurato e fritto? Se non l'avete fatto, fatelo. Meraviglioso. Aiuto. Entusiasmante. Alla prossima. Ciao ciao!